La 36esima edizione di Giovedì Scienza riparte quest'anno in presenza dal Teatro Colosseo, ma sono moltissime le novità di questa edizione. Abbiamo deciso con questa nuova edizione di rilanciare il nostro sito solito, quello del Teatro Colosseo, dove speriamo che molte persone accorrano a vedere la prima conferenza, però abbiamo mantenuto sull'esperienza dello scorso anno gli incontri online in streaming dalla redazione dei Taxi 1729 e abbiamo introdotto delle puntate, delle conferenze innovative dai centri di ricerca piemontesi che sono delle eccellenze a livello nazionale e internazionale. Il NICO e il centro di Candiolo e anche il centro di biotecnologie. E poi soprattutto diamo agli spettatori, al pubblico, la possibilità di vedere in anteprima un breve filmato del relatore e di porre loro le conferenze che poi il relatore nella conferenza successiva racconterà e spiegherà al pubblico seguendo le indicazioni date dalle domande. Tra le novità di questa edizione, per la prima volta ci sarà un vero e proprio filo conduttore. Il filo rosso del programma dei Giovedì Scienza di quest'anno è artificiale verso naturale. E con questo andiamo a esplorare molti ambiti diversi, dagli organismi viventi artificiali naturali, al cibo, all'intelligenza artificiale, come questa si rapporta all'intelligenza naturale. Siamo all'alba di una terza rivoluzione, dopo quella agricola e dopo quella industriale, verso un mondo diverso, dominato certamente dalle macchine. Il punto è come saremo capaci di utilizzare queste nuove tecnologie a nostro vantaggio e per il nostro benessere e come invece rischiamo di esserne dominati. Tra le novità anche nuovi conduttori. Sì, quest'anno saremo in tre conduttori, ci saranno insieme a me Alberto Agliotti, che è stato conduttore anche nelle edizioni precedenti, ed Edvige Pezzulli. Saremo in tre e ci combineremo nei quattro format cercando di dare sempre dinamicità e novità a ogni incontro.